Agricoltura e l'analisi economica agraria, il dottor Gianluca Calvi, sull'attività esercitata nel corso del suo mandato. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza sia degli uditi sia dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Avverto altresì che, in base alle disposizioni adottate dalla Giunta per il Regolamento, tale audizione potrà essere trasmessa attraverso la web TV della Camera dei Deputati, mentre non è prevista alcuna resecontazione, ove non vi siano obiezioni. Quindi ringrazio il dottor Gianluca Calvi, commissario straordinario del CREA, al quale cedo subito la parola. Ovviamente dopo il suo intervento ci sarà, come di consueto, alcune domande da parte dei colleghi deputati e per l'eventuale replica. Come ci ha spiegato il dottor Calvi, il documento ce lo invierà in un secondo momento perché per motivi personali non è riuscito a inviarlo adesso, insomma. Prego, dottor Calvi. Buongiorno a tutti e grazie, Presidente. Sì, accennavo del fatto che sono a casa convalescente e quindi mi scuso per la veste informale e per il fatto di non avere potuto redigere un documento scritto che farò pervenire successivamente. Il mio mandato come commissario del CREA si sta protraendo da circa un anno e mezzo. Tuttavia, questo mandato è stato ripetutamente interrotto e successivamente prolungato. Il mio primo mandato era di 6 mesi, poi sono stato rinnovato nei corsi 2 mesi di esercizio provvisorio per ulteriori 4 e poi ho avuto 2 ulteriori proroghe legate alla situazione Covid e allo stato di emergenza. Quindi l'attività è stata svolta sempre con un traguardo di medio-lungo termine, ma pur nella consapevolezza che la mia attività avrebbe potuto interrompersi in termini anche molto brevi. Tuttavia credo, rispetto alla situazione iniziale, di avere potuto realizzare alcuni dei punti significativi che avevo anche esposto nella precedente audizione, che risale oramai a più di un anno fa. In specie è stato affrontato e risolto il grandissimo problema relativo alla situazione dei precari. Noi ci siamo trovati, come forse alcuni ricorderanno, con una situazione quasi esplosiva, perché a fronte di una delibera risalente che prevedeva la stabilizzazione di circa 400 persone da stabilizzare, soltanto 200 erano andate a posto e per le altre mancava una copertura economica. Questo problema è stato affrontato e risolto e quindi adesso è in corso di realizzazione la programmata assunzione di tutto il personale che ne aveva diritto. In questa attività si è inserito però un altro aspetto che inizialmente non era stato preso forse nella giusta considerazione, cioè che oltre alla stabilizzazione e quindi all'ingresso di personale nuovo si rendeva necessario anche procedere con dando corso alle progressioni di carriera. Ricordo che in base alla normativa vigente le progressioni di carriera per il personale che svolge attività di ricerca dovrebbero avere luogo ogni 2 anni. Questo ente era fermo da più di 10 anni, ovvero è da più di 10 anni che non è stato possibile ai dipendenti progredire nella loro carriera. Questo, come si può capire, crea disincentivo, crea frustrazione, mette anche a rischio il patrimonio in termini di personale, di cultura dell'ente stesso, perché è normale che qualcuno sia tentato di guardarsi in giro ed eventualmente di abbandonare l'ente. Dopo 10 anni anche l'attività relativa alle progressioni di carriera è stata posta in essere e siamo pronti adesso, sono già stanziate nel bilancio sia del 2020 che del 2021 le somme necessarie, in specie 700.000 euro per il 2020 e 1.400.000 euro a regime per il 2021, per dar corso e riportare a norma anche questo aspetto che è vitale
per la crescita professionale, culturale e la ricerca dell'ente. È logico che poi bisognerà monitorare la situazione e non abbandonare questo punto di partenza, questo traguardo che costituisce però un punto di partenza, e poi cercare auspicabilmente di rispettare nel futuro i termini previsti dalle norme, quindi ogni 2 anni dare possibilità di crescita al nostro personale. È chiaro che dopo tanti anni così è poi anche complicato soddisfare le esigenze di tutti, perché si crea una sorta di strozzatura, effetto imbuto. Tuttavia adesso si riparte e quindi questa situazione credo che si possa dire risolta in maniera soddisfacente. L'altro aspetto che ero stato chiamato ad affrontare riguarda la nomina del direttore generale dell'ente. Come avevo già riferito, io ero stato chiamato quale commissario sulla scorta del provvedimento di custodia cautelare dell'allora direttrice facente funzioni, che aveva così lasciato scoperto il posto proprio nel momento in cui il concorso stava per essere portato a termine. Quel concorso è stato poi revocato e è stato fatto un nuovo concorso che recentemente è stato concluso e ha portato proprio dal 1° di novembre alla assunzione del nuovo direttore generale dell'ente. Il lavoro è stato svolto sulla scorta del bando che, condiviso dalla struttura ministeriale, era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le partecipazioni, le domande sono state numerose, quindi è stato un concorso che io definirei molto competitivo. La commissione ha selezionato, come era previsto dal bando, una terna, commissione nominata per un membro dalla Corte dei Conti e per 2 membri dal Ministero della Funzione Pubblica. La commissione ha selezionato una terna, all'interno della terna la struttura commissariale, composta da me e dai 2 subcommissari, all'unanimità ha deciso di individuare come direttore generale dell'ente il dottor Stefano Vaccari, che fino alla fine di ottobre ha svolto l'attività di capo dipartimento responsabile della repressione frodi presso il Ministero delle Politiche Agricole. Io credo che per l'ente questa sia una scelta eccellente, credo che sia un importante arricchimento per l'ente. Il dottor Vaccari, oltre a questo ultimo ruolo importantissimo ricoperto, ha un curriculum eccellente, perché si è formato inizialmente come perito agrario e come enologo. Poi nel corso del tempo è però anche arrivato ad avere sia la laurea in legge che la laurea in economia e commercio. Ha sempre pubblicato in materia di agricoltura e quindi pare avere esattamente tutte quante le doti e le caratteristiche che possono essere richieste per svolgere il ruolo di direttore generale. Credo che col dottor Vaccari anche io stesso lavorerò molto bene, e quindi stiamo adesso mettendo a punto degli obiettivi comuni per poter portare a termine questo lavoro di questo lavoro straordinario, per portare poi l'ente a poter svolgere l'attività in forma ordinaria. In specie ci sono adesso 2 obiettivi che devono ancora essere portati a termine e raggiunti, collegati all'attività da svolgere in comune con il direttore generale. Il primo punto che voglio menzionare riguarda ancora una volta l'organizzazione interna.
L'organigramma attuale dell'ente prevede, appena sotto al ruolo di direttore generale, un posto di dirigente di primo livello. Questo ente ha molti dirigenti di secondo livello, ma in pianta organica un solo posto di dirigente di primo livello. Nella pianta organica attuale questo posto è previsto per le mansioni di attività di responsabile dell'attività amministrativa. Io ho atteso a occupare questo posto perché anzitutto ritengo che una buona costruzione in questo caso debba partire da una condivisione con il vertice, quindi ho evitato di mettere il nuovo direttore generale di fronte al fatto compiuto di trovarsi appena sotto un dirigente scelto da altri, e quindi questa attività va svolta di concerto con il direttore generale. Tuttavia, ne ho già parlato informalmente con il dottor Vaccari e reputo di portare avanti questo discorso la settimana prossima, quando avrò superato il mio periodo di convalescenza. Io reputo che questo ruolo, l'unico dirigente di primo livello, sia un po' sprecato in una funzione amministrativa che di fatto diventa poco meno di un doppione rispetto all'attività del direttore generale, tenendo conto che poi ci sono molti dirigenti che svolgono attività amministrativa sul secondo livello. A mio modo di vedere è invece importante per un ente che ha 2.000 dipendenti, 12 centri di ricerca e svolge attività di ricerca, avere un direttore scientifico. Oggi l'attività di ricerca, secondo me, perde uno dei suoi punti di forza, che è quello di poter essere svolta nell'ambito di un centro multicentrico, multidisciplinare, e che nell'ambito dell'attività agricola, dell'ambiente e della nutrizione si può ritenere che sia sufficientemente completo. Oggi questa ricerca non ha un coordinamento, quindi succede che ogni direttore, se ritiene, può spontaneamente aggregarsi per alcuni progetti di ricerca ad altri, se non lo ritiene non lo fa, non c'è coordinamento di ricerca, non ci sono obiettivi comuni, non c'è una visione strategica generale dell'ente tale da consentire anche di andare ad intercettare le nuove opportunità che dovrebbero arrivare, come è noto, nei prossimi mesi. In una parola, io reputo che un centro di ricerca ipertrofico sulla parte dell'organizzazione amministrativa e del tutto privo di un coordinamento dell'attività scientifica sia sbilanciato. Conseguentemente la mia idea da condividere col direttore generale è quella di sfruttare questo posto che è già in pianta organica, spostarlo sulla parte scientifica e poter poi vedere un centro che abbia un respiro più coeso, più unitario, più, come dire, pur nella autonomia della ricerca di ciascuno dei centri, possa avere anche una visione strategica unitaria. Uno dei punti che il nuovo direttore generale ha indicato nella sua presentazione, che io faccio mia, è quello che lui definisce della brandizzazione dell'ente, ovvero va fatto un lavoro perché il CREA, nella sua entità, nella sua interezza, possa essere percepito anche all'esterno come un ente di ricerca di respiro internazionale. Oggi cosa sia il CREA non lo sa nessuno. Noi abbiamo uno dei 12 centri che si occupa di nutrizione. Sapere quali sono le linee guida del CREA sulla nutrizione è importante per un consumatore. Il centro di ricerca della nutrizione ha predisposto e abbiamo pubblicato le linee guida sulla nutrizione, ma a oggi questo centro non ha la forza di comunicare all'esterno la qualità, lo spessore e l'importanza anche per il comune cittadino del lavoro che svolge. Quindi tutta questa attività di coordinamento della ricerca,
comunicazione della ricerca svolta e via dicendo, a mio avviso potrà trovare giovamento utilizzando, modificando la pianta organica senza costi aggiuntivi e andando a intercettare un direttore scientifico che sia, a fronte di un direttore generale così qualificato, sia a sua volta, un direttore scientifico di alto livello. Sempre nell'ambito della ricerca, è necessario anche, affrontare in modo, più, attento e più, oculato i risultati della nostra ricerca. Oggi noi abbiamo 12 centri e ciascuno di questi, sostanzialmente, decide autonomamente quale possa essere la ricaduta economica dell'attività che viene svolta. Per cui c'è un centro che decide, per ipotesi, di lavorare per lo sviluppo di brevetti propri che poi possano arricchire l'ente di un patrimonio di ricerca che resta. Ci sono altri centri che preferiscono fare ricerche finanziate dove il mantenimento per l'economia corrente, per le spese correnti dell'ente, è garantito da fonti esterne, tuttavia i risultati della ricerca sono poi di proprietà di un soggetto terzo finanziatore della ricerca stessa. È difficile dire in una parola o portare a unità tutti i casi e dire quando sia giusto o opportuno scegliere una strada, quando sia giusto o opportuno sceglierne un'altra. Certamente sarebbe opportuno avere dei criteri omogenei sui quali impegnarsi e confrontarsi per arrivare poi a utilizzare un buon punto di incontro tra le necessità dell'ente di autofinanziarsi almeno in parte per quello che riguarda la ricerca, ma anche la necessità dell'ente di arricchirsi attraverso un proprio patrimonio in termini brevettuali. Do solo un dato. Oggi il brevetto più noto tra tutti i brevetti dell'ente è quello sul quale ci sono state recentemente anche attenzioni di report del grano del senatore Cappelli. Ebbene, questo importante asset dell'ente risale oramai a quasi 100 anni fa. Allora sarebbe opportuno mettere in cantiere attività che possano proseguire la tradizione dell'ente da questo punto di vista. L'ultimo punto sul quale parte del lavoro è stato fatto e parte invece deve essere portato a termine riguarda la razionalizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente. Noi abbiamo un patrimonio immobiliare che di grandi dimensioni. Tuttavia è contraddistinto dal fatto che quasi tutti gli immobili di nostra proprietà non hanno avuto negli ultimi vorrei dire degli ultimi anni, ma temo di dover dire negli ultimi decenni, non hanno avuto una giusta attività di manutenzione ordinaria. Quindi noi abbiamo un grande patrimonio, molto spesso obsoleto, in alcuni casi fuori norma, in alcuni casi addirittura abbandonato a se stesso. Dall'altra parte abbiamo lo spinoso problema della nostra sede centrale, sul quale già avevo intrattenuto la Commissione l'anno scorso, che richiede un rapido e definitivo spostamento per abbandonare questa sede nella quale attualmente siamo scaduto il contratto d'affitto, siamo a titolo di occupazione sine titulo, con un costo di 3 milioni e 600 mila euro all'anno che
che perdiamo in termini di spese correnti, oltre a tutti i costi della gestione degli immobili. Da questo punto di vista, l'ente, a mio modo di vedere, e se resterò io in tempo sufficiente, questo sarà quanto va fatto, deve abbandonare questa sede per la quale sta pagando un canone così elevato e utilizzare esclusivamente beni già di proprietà o, in uso o dati dal demanio in uso perpetuo al CREA medesimo. Entrando un pochino nel dettaglio, mi scuso se sarò un poco noioso, ma su questo ci sono stati interventi dall'esterno anche numerosi e quindi la situazione va chiarita. Noi siamo, abbiamo in uso perpetuo un immobile che è collocato in via della Navicella, un posto bellissimo appena sopra al Celio, che ha tutto intorno una sorta di parco che un tempo era adibito, agli orti, erano all'epoca romana gli orti di Nerone questi. In questa sede attualmente noi abbiamo circa 50 dipendenti del centro di agricoltura e ambiente. Questo immobile è occupato male, è sottooccupato, perché è un immobile che con pochi lavori di ristrutturazione è in grado di ospitare 120-130 persone. Al tempo stesso abbiamo un altro immobile molto grosso e molto importante in zona Eur, dove attualmente è in attività il centro di nutrizione, che a sua volta è ampiamente sottooccupato e è già attrezzato con laboratori e quant'altro, e con pochi lavori, ancora una volta, di sistemazione è in grado di ospitare 50 persone in più. Per cui il lavoro che va fatto è quello di spostare le persone che attualmente lavorano alla Navicella nella sede di via Ardeatina e utilizzare via della Navicella come sede centrale dell'ente. Questo comporta la possibilità di risparmiare per intero i costi di via Po, che, come ripeto, assommano 3.600.000 euro all'anno soltanto di canone, più tutte le spese. E consente anche di utilizzare in maniera più corretta, più efficiente, più razionale gli altri immobili che attualmente sono sottooccupati già di nostra proprietà. Preciso che attualmente l'ente ha parecchi altri immobili che non vengono utilizzati. Abbiamo una sede non grande ma di prestigio in via Archimede, dove verrebbe decentrata parte dell'amministrazione centrale. Attualmente è una sede per la quale noi, oltre a pagare l'assicurazione, le spese condominiali e l'IMU, non facciamo niente. Abbiamo circa 900 metri in via Barberini, attualmente non utilizzati, e su questo abbiamo, dovevamo fare martedì, l'altro ieri, un incontro col direttore generale del Demanio, ma purtroppo sia lui che i suoi direttori centrali attualmente sono positivi al Covid, e quindi abbiamo rinviato la riunione, perché stiamo studiando la possibilità di cedere, sono proprio adiacenti al Demanio questi spazi, e quindi abbiamo in corso uno studio col Demanio per vedere se il Demanio è interessato a ritirarli al fine di ampliare la propria sede e darci in cambio un'altra sede un po' più grande dove si possa ospitare uno dei 12 centri che attualmente è assieme alla sede centrale presso Via Po. Questa attività portata a termine porta, oltre che alla razionalizzazione degli spazi, ha un risparmio
tra affitti non pagati, utenze risparmiate, assicurazioni risparmiate e quant'altro, che sostanzialmente si avvicina ai 5 milioni all'anno. Per un ente di ricerca che vive in grande misura dei contributi del Ministero e comunque dei contributi pubblici, poter avere 5 milioni in più all'anno di spese correnti, quindi da destinare alla ricerca, alle assunzioni, alle progressioni di carriera e quant'altro, a me sembra un risultato che non dovrebbe far discutere neanche un momento sull'opportunità di questa scelta. Tuttavia c'è una resistenza comprensibile, ma non condivisibile, soprattutto da parte del personale che attualmente lavora alla navicella e che vede con sfavore la possibilità di essere trasferito all'Eur. Io mi rendo conto che sia più bello lavorare al Celio che lavorare all'Eur. Tuttavia, il gusto di queste 50 persone, considerato che l'operazione nel suo insieme porta un risparmio di 5 milioni che vanno a beneficio di 2.000 dipendenti, a mio modo di vedere non può essere di intralcio alla realizzazione di questa attività. Le argomentazioni che vengono poste pretesa critica di questa soluzione, a mio modo di vedere, sono argomentazioni di poco pregio. Francamente, nessuna di queste argomentazioni trova, anche a un'attenta analisi, un fondamento. Basti dire che uno dei cavalli di battaglia degli oppositori di questa soluzione è il seguente: si dice che chi mi ha preceduto aveva già esaminato la possibilità di utilizzare la navicella, la sede della navicella come sede centrale e l'aveva scartata. Quindi si dice: se già chi c'era prima di te ha esaminato questa cosa e l'ha scartata, com'è che adesso all'improvviso questa soluzione può tornare di attualità? Ma la considerazione è semplice. Chi c'era prima di me, dopo avere stipulato il contratto di locazione con riserva d'acquisto per Via Po, sul quale poi è intervenuta la magistratura rilevando alcune irregolarità e alcune anomalie, la causa penale è ancora in corso, ma alcune anomalie dal punto di vista amministrativo, al di là del giudizio penale, sono oggettive. Ebbene, dopo che da 2 anni già l'ente stava pagando questi 3 milioni e 600 mila euro d'affitto, con una sorta di resipiscenza tardiva è stato fatto un breve studio per vedere se mai fosse stato più opportuno 2 anni prima risparmiare i 7 milioni che nel frattempo erano già stati spesi per trovare soluzioni interne. Io credo che un'analisi fatta in questa consecuzione temporale meriti di essere, come dire, ripresa in esame. Non ci si può fermare di fronte a un diniego, a una soluzione che sarebbe stata un pochino autolesionista per chi la stava esaminando in quel momento. È chiaro che è necessario approfondire il discorso e tutti quanti gli uffici del CREA ci hanno lavorato. Abbiamo dato tempo per questa soluzione, basti pensare che per tutto il periodo di lockdown questa attività è stata fermata perché c'era in quel momento impossibile fare i dovuti sopralluoghi. Adesso noi abbiamo una situazione nella quale tutta quanta l'amministrazione centrale, tutti i dirigenti dell'amministrazione centrale hanno visto i loro uffici che avranno a disposizione, sono più piccoli di quelli attuali, ma tutti quanti hanno approvato la soluzione e quindi secondo me questa soluzione va assolutamente portata a termine.
A margine di tutto questo va considerato che si andrà verso un futuro nel quale gli spazi da adibire a uffici per gli enti pubblici potranno essere ragionevolmente ridimensionati, perché credo che sia oramai argomento condiviso che in parte l'attività di smart working sarà il nostro futuro. E quindi bisogna anche tenere conto di questo, in considerazione del fatto che non è opportuno per il nostro ente caricarsi di eccessive spese per eventuali acquisti, affitti o manutenzione di immobili a uso amministrativo, quando invece la vocazione dell'ente è un'altra. Questo è in mezz'ora. Quanto io ritengo doveroso esporre all'attenzione della Commissione. Resto in attesa di domande a chiarimento, con l'intesa che in un documento scritto che seguirà questa audizione potrò dare conto sia delle cose che ho detto, che anche eventualmente di eventuali risposte a domande che mi vengano formulate. Grazie a tutti. Bene, commissario, la ringrazio per la relazione. Già ci sono domande. La comincia la collega Cenni, prego. Sì, ringrazio il commissario e ovviamente faccio gli auguri di pronta guarigione, visto che è in convalescenza. Ma io devo dire che sono una persona abbastanza convinta del ruolo strategico di CREA e credo che questo ruolo sia particolarmente importante in una fase come questa, in una stagione come questa, grandi cambiamenti, Green Deal e quindi il bisogno, diciamo, di accompagnare l'agricoltura nel compiere un salto di qualità. Quindi forse stamani mi sarei aspettata non solo, diciamo, una relazione in gran parte dedicata alla gestione del patrimonio immobiliare, anche in relazione ovviamente alle questioni di bilancio, ma anche alcune considerazioni sulle priorità di carattere scientifico dell'ente, ma magari nei documenti che ci verranno trasmessi potremo anche avere conoscenza di questo. Però alla luce delle cose che lei ha detto, io ho delle domande da fargli, avrei bisogno di capire meglio, diciamo. La prima cosa riguarda la stabilizzazione dei precari. Noi abbiamo seguito come commissione in vari passaggi questa vicenda, abbiamo presentato interrogazioni, abbiamo avuto risposte dal governo e abbiamo anche seguito gli impegni che il governo si è assunto con risorse importanti. Mi risulta però che in questo pacchetto di stabilizzazioni a tutt'oggi non siano compresi gli operai agricoli, quindi vorrei capire, diciamo, da lei per quale ragione, diciamo, non si è completata questa stabilizzazione. La seconda domanda invece riguarda proprio tutto quello che lei ci ha raccontato sulla gestione del patrimonio immobiliare. Lo chiedo perché lei ci ha parlato di tutti questi edifici nel centro di Roma che indubbiamente sono, diciamo, di pregio e credo che, come lei ci dice, abbiano bisogno di interventi di vario tipo. Però mi chiedo per quale ragione, mentre si ragiona di questa razionalizzazione, anche dell'ipotetica vendita di alcuni di questi immobili, si insista nell'acquisizione del Parco Tecnologico Padano, che a me risulta sia un immobile in una situazione finanziaria disastrosa. Quindi perché, diciamo, si parla degli immobili su Roma, ma si insiste su questa strada che mi sembrava fosse stata abbandonata dal presidente e poi reintrodotta da lei. Ecco, questo se può darmi qualche spiegazione, perché io faccio un po' di fatica su questo tema, avevo anche presentato a suo tempo un'interrogazione parlamentare. Ecco, lo chiedo perché io le ripeto, continuo ad essere convinta che CREA rappresenti un ruolo, abbia un ruolo strategico, che lo debba svolgere pienamente questo ruolo. Credo che in gran parte lo faccia. Io ho avuto modo anche di visitare negli anni via via alcuni centri
centri territoriali di CREA, conosco il lavoro che lì si fa, conosco molti ricercatori e il risultato dei loro lavori che considero veramente fondamentale. Quindi spero veramente, diciamo, che possiamo investire ancora su questo centro, e concordo con lei, cioè che ci sia bisogno di spostare anche alcune energie proprio sulla parte scientifica, anche con figure di livello che consentano a CREA di compiere un ulteriore salto di qualità. Grazie. Collega Cillis. Prego. Grazie Presidente, grazie all'ospite, il dottor Calvi. La mia domanda riguarda in particolare un passaggio che il dottore ha fatto nell'illustrazione dell'attività scientifica del CREA. Parlando con alcuni ricercatori ex CREA che per l'appunto hanno scelto altri indirizzi, magari andando a lavorare nel privato, nel confronto per l'appunto è uscito fuori un tema per me molto molto importante, cioè questa ipertrofia della parte amministrativa rispetto alla parte scientifica. Quindi la mia domanda è questa, le mie domande sono queste. La prima, corrisponde al vero che nell'assegnazione delle pratiche di ricerca circa il 60% del finanziamento va poi a finire nella parte amministrativa, e che quindi quel 40% poi risulta la parte essenzialmente utilizzabile per la ricerca? Seconda domanda, quanto ha inciso nel riscontro reale la ricerca scientifica fatta dal CREA? Avete un parametro per monitorare l'effettivo valore che la ricerca scientifica ha poi riscontrato nel tema della promozione della ricerca, a partire dalla genetica alle tecniche agricole, nella realtà dell'agricoltura italiana? Grazie. Allora, se non vi sono altre domande, ne ho due io, ma due considerazioni. Intanto la ringrazio, soprattutto poi della nota che integrerà magari anche le richieste dei colleghi. Sicuramente il lavoro sui precari è stato importante, l'abbiamo seguito perché giustamente da 200 a stabilizzarne 400 è un impegno importante anche finanziario, cioè la tematica aperta che ha sollevato la collega Cenni, ma immagino che lei sarà in grado di rispondere. Va benissimo, se non ho capito male, aver sbloccato la situazione della progressione di carriera che era ferma da anni. Poi c'è stata da parte sua la nomina del direttore generale, adesso rimane aperta invece la partita, diciamo, del dirigente di prima fascia, che ho capito che dall'organigramma ce n'è solo uno, mentre sono tutti di seconda fascia. E il suo obiettivo, mi sono segnato, è quello di individuare una persona di profilo scientifico per coordinare meglio i 12 centri di ricerca. Ecco, su questo magari se ci può dire come, forse non l'ho capito io nella sua presentazione, come questo avverrà. Ho capito forse in collaborazione col direttore generale, però magari se si può avere qualche dettaglio. Rimane aperta, se non ho capito male, il tema di come comunicare la ricerca e valorizzare alcuni interessanti obiettivi di ricerca. Ha fatto l'esempio del senatore Cappelli, ora poi qui bisogna capire, perché qui c'è una partita aperta tra chi ha vinto l'appalto di riproduzione che è la SIS di Bologna, perché ho visto c'è stato un po' di interrogazioni, di chiarimenti su questa parte, non so se lei ha dei dettagli da darci. Invece la partita degli immobili, della razionalizzazione, è sicuramente un obiettivo, penso, comune di tutta la pubblica amministrazione, perché anche qui ci sono pervenute segnalazioni, ma lei credo che abbia risposto per quanto riguarda i motivi, ecco, degli immobili romani, però rimane aperta l'altra questione che ha sollevato la collega Cenni, e quindi immagino che anche su questo ci dovrà dare risposta. In ultimo, perché credo che è pervenuta sia a me in quanto presidente che a lei come commissario, c'è una questione aperta per quanto riguarda una commissione di nomina per la valutazione di
di progetti relativi al miglioramento genetico alla zootecnia. Io non so se è stato oggetto anche di question time in questa commissione, non so se lei vuole dirci qualcosa su questo, perché la lettera che è pervenuta a me è pervenuta anche a lei, commissario. Poi ovviamente se alcune informazioni non sarà in grado di darcele oggi, ci potrà ovviamente integrarle nel documento. Io a questo punto le passerei la parola per quello che ci può dire sulle questioni che questa commissione ha sollevato, perché saremmo tutti felici che nel futuro questo ente di ricerca sia il punto di ricerca dell'agricoltura e dell'economia agraria, perché negli anni diciamo questa notorietà è stata un po' scemando. Lei ha parlato anche del centro della nutrizione, che forse pochi conoscono, e quindi anche qui come divulgare in un sistema alimentare importante come il nostro, visto che si parla di Nutri-Score e di dieta mediterranea come patrimonio immateriale dell'UNESCO, forse sarebbe un qualcosa da fare, però ci deve dire quali strumenti secondo lei poi servono, perché lei fa un lavoro da commissario, quindi è stato chiamato per sistemare alcune cose, poi sicuramente dovrà arrivare anche un presidente che dovrà fare un po' la guida politica, immagino, su questo, quindi però volevo, io almeno personalmente volevo una sua impressione su questo. Grazie, credo di poter rispondere puntualmente, e lo faccio volentieri, a tutte quante le domande che mi sono state poste. L'onorevole Cenni tocca due argomenti estremamente sensibili. Il primo, gli operai agricoli sono fuori dalla stabilizzazione perché? Io non dirò soltanto perché, ma anche che cosa va fatto. Gli operai agricoli sono fuori dalla stabilizzazione realizzata perché io mi sono trovato a fare i conti con una delibera assunta all'unanimità dal Consiglio d'amministrazione del CREA nel mese di maggio del 2018, che aveva creato legittime aspettative in capo a tutti quelli che da questa delibera sarebbero stati assunti e che poi invece non sono stati assunti perché mancavano i fondi. Quindi il nostro obiettivo condiviso con il Ministero è stato quello di dare piena e completa attuazione a questa delibera, che andava a definire gli aventi diritto alla stabilizzazione. Qua gli operai agricoli erano stati dimenticati. Noi non ce ne siamo dimenticati. Non potevamo però inserire questa voce, inserire questa ulteriore partita nel piano che stavamo cercando di portare a termine, perché non c'erano fondi a sufficienza. Non era possibile predisporre la stabilizzazione di quanti era già stato previsto, la progressione di carriera e andare anche a toccare nuove assunzioni. Quindi quello che è stato fatto è stato di intanto definire le pendenze intese come gli impegni che l'ente, senza essere in grado di adempiere, aveva già assunto. Nel frattempo è stato dato corso a uno studio per cercare di capire quale può essere l'impatto economico e finanziario che riguarda gli operai agricoli, tema che dovrà essere affrontato con il Ministero, perché questo è il problema che resta ancora aperto. Non eravamo però in grado di risolvere in un colpo solo tutti quanti i problemi. Quindi questo ente ha ancora questa ferita scoperta. È una ferita che non è stata creata da questa gestione, ma da una delibera monca che tuttavia aveva assunto impegni enormi, e prima di rimettere in gioco un impegno che l'ente aveva già preso per eventualmente modificare il piano delle stabilizzazioni a favore degli operai agricoli, è stato ritenuto e condiviso più opportuno non entrare nel merito degli impegni già presi
perché erano stati presi, ma intanto realizzare quelli. Questo è il primo aspetto. Patrimonio immobiliare dell'ente. Mi chiede l'onorevole perché si insiste tanto sul parco tecnologico quando il Presidente aveva abbandonato questa cosa e lei invece l'ha ripresa. Qua bisogna ricostruire un pochino la consecutio temporum, se permette. Il Presidente di prima non aveva affatto abbandonato questa cosa, anzi, era stato pubblicato un bando che è stato poi oggetto d'esame e di vaglio anche della magistratura. Io ho ritenuto e personalmente ritengo tuttora che l'operazione di acquisto del bene del Parco Tecnologico di Lodi sia per l'ente una buona, anzi un'ottima opportunità. Non mi ritrovo tuttavia nell'affermazione dell'onorevole quando mi chiede perché io insisto su questa cosa. In realtà io non insisto affatto. Quello che è successo, ma oramai da mesi, quindi credo che ci siano delle informazioni sbagliate, eventualmente siano circolate. Quello che è successo è che circa oramai un anno fa è stata fatta una riunione, presente il sottoscritto, il sindaco di Lodi, i responsabili del parco tecnologico, la ministra Bellanova e qualcuno del suo staff. Questo risale a circa un anno fa. In questa riunione era stato deciso di riprendere il discorso relativo all'acquisto di questo bene. Non entro neppure nei dettagli relativi alla situazione patrimoniale del parco tecnologico, perché, come si vedrà, sono discorsi al momento irrilevanti e superati. Quello che si è verificato, tuttavia, nel mese di dicembre dell'anno scorso, quindi circa un mese dopo che c'era stata questa riunione programmatica presso il Ministero, è che anche su questa vicenda, indipendentemente dalle altre vicende già note, la Procura di Roma ha aperto un'indagine. Ha aperto un'indagine relativa all'attività pregressa svolta dal precedente Consiglio d'amministrazione e dalla pubblicazione di quel bando che era sostanzialmente mirato all'acquisizione di questo immobile. Nel momento stesso in cui questa cosa si è verificata, io ho avvisato l'allora capo di gabinetto, ho avvisato gli interlocutori lodigiani che personalmente ho ulteriormente incontrato, dicendo loro che non era opportuno, pendente un'indagine della magistratura, proseguire su un'attività che, ancorché fatta nell'interesse dell'ente e ancorché fatta tra enti pubblici, non mi pareva opportuno portare l'ente ulteriormente all'interno di vicende giudiziarie quando sarebbe invece più opportuno venirne fuori. Quindi da quel momento io ho avvisato, parliamo però di dicembre dell'anno scorso, non dell'altro ieri, ho avvisato le persone interessate che, a mio modo di vedere, finché non ci fosse stato un chiarimento della vicenda giudiziaria da parte del sottoscritto, non sarebbe stata più promossa alcuna attività relativa a questa cosa. Sono andato personalmente dalla pubblico ministero titolare di questa indagine per informarla di queste cose. Ovviamente il pubblico ministero mi ha detto che il mestiere del PM è fare le indagini su quello che è successo, non si occupa del futuro, ma credo abbia apprezzato il mio garbo istituzionale. Quindi la situazione è stata da me chiarita nei termini e con gli interlocutori competenti, per cui allo stato attuale, e lo stato attuale però
è lo Stato che è iniziato a decorrere dal mese di dicembre dell'anno scorso, questa situazione è del tutto congelata. Resta fermo, e lo dico per chiarezza, il punto che secondo me sarebbe questa una buona opportunità, e quindi qualora l'indagine giudiziaria finisse con un provvedimento di archiviazione o comunque con un chiarimento che possa definire l'estraneità dell'ente a qualsiasi coinvolgimento di questo tipo, da un punto di vista di opportunità immobiliare questa cosa andrebbe ripresa, ma oramai da un anno non c'è nessuno dell'ente che insiste, e quindi ringrazio l'onorevole perché mi consente di chiarire questo aspetto che avevo tralasciato. Non mi ritrovo però nell'impostazione della domanda così come era stata formulata. L'onorevole Cillis mi pone due domande. La prima, se è vero che il 60% della ricerca viene assorbito dalla struttura amministrativa. Posso dire che non è vero, dando poi nella risposta scritta dei dati più precisi. I fondi che vengono utilizzati per la ricerca non possono essere spesi dalla CREA o da chiunque altro come lo voglia, ma già nei relativi bandi è esattamente indicato come devono essere spesi, quindi quanto per la ricerca, quanto per infrastrutture, quanto per investimenti, quanto per l'attività amministrativa. Così, grosso modo, di norma, l'attività amministrativa può portare via, credo, 10-15% dei costi, ma in ogni caso non è materia discrezionale, perché ogni bando, ogni finanziamento ha indicato esattamente cosa si possa e si debba rendicontare. Ogni rendicontazione è poi soggetta a un controllo accurato dell'ente finanziatore, e quindi, oltre a non esserci la volontà di uscire dalle regole che vengono imposte da ogni singolo progetto di ricerca, non ce ne sarebbe neppure la possibilità. Per quanto riguarda la parametrizzazione dei risultati della ricerca scientifica, se questi ci sono, la risposta è sì. Ogni centro ogni anno è soggetto a valutazioni. Questo è materiale un po' ponderoso, però è all'ente e a disposizione. Non credo che sia opportuno, per non fare una cosa elefantiaca, divulgarlo per intero, ma se qualcuno fosse interessato lo si può vedere, o per tutti i centri o per qualche centro per il quale sia interessato. Mi farebbe anche piacere eventualmente avere degli incontri presso la sede per approfondire con gli onorevoli che siano interessati anche argomenti specifici. Ogni anno c'è una valutazione di ogni centro nel quale, assieme a tanti altri parametri, viene dato un punteggio, viene posto in luce non soltanto la quantità delle pubblicazioni che vengono fatte, ma anche la loro qualità in termini di impact factor e via dicendo. Quindi la situazione è ben parametrata e ben monitorata. Poi logicamente, come spesso succede, ci sono magari dei centri che hanno risultati più performanti e altri meno, oppure da un anno all'altro lo stesso centro può avere risultati diversi. Però questa attività è assolutamente monitorata e tenuta sotto controllo, ed è anche possibile confrontare le performance di un centro da un anno all'altro. Preciso a corollario, anche se non richiesto, che l'incarico di direttore del centro di ricerca è un contratto di natura privatistica che dura 4 anni. Mi pare, vado a memoria, che sia possibile
rinnovarlo una volta. I 12 direttori dei centri sono stati nominati, prescelti e nominati, se ricordo bene, nel 2017, per cui dovrebbe essere nel 2021 la scadenza dei 12 direttori. Per la verità di 11, perché il professor Corona, direttore del centro di silvicoltura e foreste, mio malgrado, perché è persona che io stimo molto, per motivi personali ha rassegnato le dimissioni da un paio di mesi. Quindi attualmente i direttori sono 11 più un facente funzioni. Ebbene, questi direttori sono in scadenza, credo nel 2021, è chiaro che tutta l'attività da loro svolta in questi 4 anni sarà oggetto di valutazione da parte delle commissioni apposite che verranno nominate per definire il loro eventuale rinnovo, l'eventuale scelta di altri direttori e via dicendo. Quindi c'è un sistema che è abbastanza incentivante da questo punto di vista. Il presidente Gallinella mi chiedeva ulteriori specificazioni in merito al direttore scientifico. Ripeto, secondo me un ente di questo tipo non può essere privo di un direttore scientifico. Preciso che fino ad alcuni mesi fa c'era quantomeno una dirigente con funzione di segretaria del consiglio scientifico. Ruolo, a mio modo di vedere, poco valorizzato, soprattutto se in capo a una dirigente. Tuttavia, questa persona è andata in pensione. Adesso noi abbiamo un consiglio scientifico composto da professionalità esterne e nessuna figura che possa svolgere un ruolo di raccordo e di coordinamento tra gli indirizzi generali del Consiglio Scientifico e i 12 centri di ricerca. Quindi, ribadisco con maggiore forza, il direttore scientifico è necessario. Per fare questo, per rispetto istituzionale al direttore generale, prima di modificare la pianta organica, ho ritenuto che fosse necessario attendere che il direttore generale entrasse in ruolo. Adesso si tratta di concordare questo passaggio, modificare senza oneri e senza costi per il CREA la pianta organica e quindi togliere la figura di dirigente di primo livello che oggi sarebbe quasi un'ipertrofia amministrativa e assumere e spostarlo come incarico di direttore scientifico e immediatamente dopo far partire il concorso pubblico per la selezione del direttore scientifico stesso. Mi ricollego a quanto ho appena detto perché secondo me il passaggio fondamentale è poter riuscire a portare a termine questo risultato in tempi brevi, così da essere pronti con anche in forza il direttore scientifico nel momento in cui vadano in scadenza i 12 direttori, i 12 direttori dei centri, perché è chiaro che la piramide a questo punto viene creata in maniera razionale. Il commissario, assieme alle strutture che avevo descritto prima, ha scelto il direttore generale. Assieme al direttore generale scegliamo il direttore scientifico. Dopodiché il presidente, il direttore generale, il direttore scientifico, tutti quanti coesi, possono mettere mano alla procedura per la nomina dei 12 direttori dei centri. Quindi io credo che i tempi possano essere debbano essere necessariamente sufficientemente brevi. Si tratta, ripeto, di spostare semplicemente in pianta organica un posto che già è in organigramma e quindi è già un costo ammesso e poi procedere in questo modo. Spero di essere stato chiaro, questo è un punto centrale, se ci fosse necessità lo chiariamo
ulteriormente. Senatore Cappelli, vicenda SIS. Il grano del senatore Cappelli, come accennavo, era di proprietà del CREA, era stato individuato nel centro di Foggia all'inizio del Novecento. Questo è un grano che in questo momento suscita molto interesse e il contratto attuale che regola la gestione di questo seme intercorre tra il CREA e questa società di Bologna che si chiama SIS. Sono nati nell'attuazione, vediamo luci e ombre. Le luci sono che da quando, credo 3 anni fa presso poco, chi mi ha preceduto ha stipulato questo contratto, il senatore Cappelli, che era un seme pressoché in disuso e quasi dimenticato, ha avuto una grande crescita e quindi SIS ha avuto il merito di far sostanzialmente rinascere un brand che quasi non esisteva più. Le ombre. C'è stata una vicenda giudiziaria per la quale SIS è stata condannata. Commissario Calvi, mi scuso perché le domande sono state troppe, ma tra poco c'è aula, quindi se riesce in qualche minuto a chiudere, se no ci domanda per iscritto le risposte. Sì, va bene. Con SIS abbiamo valutato, in base alla accusa che era stata mossa di non avere rispettato l'antitrust, la possibilità di risolvere il contratto. SIS immediatamente ci ha scritto dicendo che aveva preso atto di quanto le era stato comunicato e che quindi si sarebbe adeguata a quanto le era stato detto di fare, per cui siamo andati avanti con questo contratto che avrà scadenza tra circa un anno. C'era ancora un'ultima domanda che riguardava la commissione per il miglioramento genetica sulla zootecnia. Io avevo ricevuto un esposto dove venivano indicati alcuni profili di conflitto di interesse e quindi in assoluta trasparenza avevo chiesto alla Commissione di valutare la sussistenza di questi presupposti. La Commissione, che non è da me coordinata, che lavora in autonomia, ha ritenuto che le accuse mosse in questo esposto fossero infondate e quindi la Commissione in autonomia e in assoluta consapevolezza ha ritenuto di confermare i propri lavori. Non è nei miei poteri, logicamente, non avendone neppure le competenze, intervenire su questa vicenda direttamente, tuttavia quello che io ho fatto è portare a evidenza e a trasparenza quanto era stato sollevato, in modo che ciascuno potesse lavorare con scrupolo e con coscienza. Credo che questo sia stato anche quanto è stato risposto al question time. Bene. Mi posso fermare. Grazie mille, tutti quanti le auguriamo una ripresa eccezionale e attendiamo quando sarà disponibile il documento con tutti i dettagli e se lo vorrà arricchire anche di qualche allegato o qualche nota, sicuramente la Commissione apprezzerà. Va bene, sarà fatto. Grazie mille e buon lavoro. Grazie altrettanto, buona giornata. Abbiamo concluso.